Noi dobbiamo prima di tutto rinnovare in maniera significativa il corpo dei vigili urbani innestando nuove energie. Stiamo lavorando ad un bando che consentirà di avvalersi di ulteriori risorse, ma anche di avvalersi di tecnologie che ci aiutano a disciplinare nel migliore dei modi anche quello che è un problema legato prevalentemente alla sosta selvaggia. È un obiettivo sul quale stiamo lavorando, a breve potremo mettere in campo risposte significative e questo ai problemi sollevati. Prima della pausa? Stiamo avviando la procedura per l'acquisto, oppure questo diciamo, lo stanno verificando i dirigenti, il leasing di una street camera, un'apparecchiatura che consentirà, installata sulle auto della Polizia Municipale, di immediatamente e nello stesso tempo rilevare tutte le infrazioni, in particolar modo delle auto che sostano in divieto, soprattutto rispetto al problema della doppia fila. Questo credo che potrà essere sicuramente un deterrente per evitare e limitare questo brutto e cattivo esempio di disciplina da parte degli automobilisti salernitani.